Stiamo per presentarvi la messa in italiano a New York. Telemater vive solo di donazioni e della vostra generosità. Vi ringraziamo per i vostri contributi che ci consentono di continuare a portare la parola del Vangelo in italiano nel mondo. Continuate ad aiutarci, anche la più piccola donazione può fare la differenza. Visitateci telemater.org/sostienici. Grazie. Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi sacri misteri, riconosciamo adesso i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Amen. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno. Dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdono la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Rinnova in me, o Dio, uno spirito saldo, non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol seguire, mi segua, e donde io sono, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da questa ora? Ma per questo sono giunto a questa ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me». Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Cari fratelli, è veramente una gioia anticipata, perché questa gioia viene con questo Vangelo, che il Signore fa questa promessa: «Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me». E quindi oggi non so come stai, non so qual è la tua situazione nella tua famiglia, nel lavoro, con i figli, quali sono i problemi, le divisioni, le lacerazioni dell'animo, le sofferenze, la solitudine, chissà. E il Signore viene con questa parola: sei in crisi? Non ti senti amato? Non vedi soluzione per la tua vita? Non vedi una luce nella tua vita? Guarda a Cristo, Cristo crocifisso, Cristo che è elevato, perché se tu credi che Dio ha una parola per te, se tu credi che Dio vuole regalarti la vita eterna, se tu credi che questo Cristo crocifisso ti ama così come tu sei, allora sarai attirato a Lui. Questo è il potere della croce di Cristo, che al di là dei nostri peccati, al di là dei nostri egoismi, Lui ci attira con questo amore che è gratuito, questo amore gratuito, questo Spirito Santo che gratuitamente vuole darci e ci darà in questo tempo di Pasqua fino ad arrivare alla Pentecoste, perché c'è questa promessa: io attirerò tutti a me. Certo che il Signore sempre ci lascia liberi di rifiutarlo, però questo amore che Lui ha per noi è sacramentale. C'è una forza nel sacramento, in tutti i sacramenti che si celebrano, nella parola di Dio che si ascolta. Cristo ha la forza di attirare la nostra anima a Lui, per noi sentirci amati da Lui in qualsiasi situazione, così che tu e io mai ci sentiamo abbandonati
perché questa è la radice della sofferenza, sentirsi esclusi, abbandonati, soli. Un essere umano non può stare solo, ha bisogno della comunione con gli altri, che viene dalla comunione con Dio. E se quindi tu non puoi stare in comunione con Dio, con la tua famiglia, perché vedi che il peccato dentro di te, il risentimento, l'odio, le divisioni sono più forti, Cristo con il suo sangue, con il suo amore, viene a perdonare, viene a ristabilire questa comunione. E qui c'è questa promessa, dice, e questa è la voce del Padre, di Dio, che dice: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Perché quello che dice Cristo si compie oggi. Dice: ora, dice, il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Ora, dice, ora, in questo momento, in questa liturgia, il Signore distrugge il peccato. E questo sarà quello che celebreremo nella Settimana Santa. E quando dice Dio: l'ho glorificato, questa è la gloria di Gesù Cristo, questo amore indistruttibile, questa vita eterna che ci vuole dare. E dice: di nuovo lo glorificherò, adesso, ora, che vuol dire che questa gloria della vita eterna che Dio, della risurrezione che Dio dà a Gesù Cristo, è anche per noi. Anche a noi ci glorificherà, ci farà partecipi della vita eterna con un corpo glorificato. Quindi oggi in questa liturgia possiamo già prepararci alla Pasqua, vedere che è vero, che fino adesso chissà abbiamo sempre cercato nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, in qualsiasi cosa, sempre la nostra gratificazione, sempre in un certo senso di costruire il nostro piccolo regno. Molte volte, quante volte la sposa, i figli, alla fin fine cerchiamo sempre di esigere da loro una certa soddisfazione personale, sentirci qualcuno, e non possiamo, siamo incapaci di amare gratuitamente, sempre vogliamo qualcosa in cambio. Amiamo, diciamo, però sempre vogliamo qualcosa in cambio. E quindi il Signore vuole liberarci da questa schiavitù, che è la schiavitù dell'egoismo, del peccato. E ci darà questo spirito per essere noi questo chicco di grano che muore, che dà la vita e che porterà molto frutto. Tutto è opera del Signore. Dobbiamo solamente accettare i nostri peccati, accettare che Lui è il vero Dio, che il Dio non è il denaro, non è il successo, non è il sesso, che Lui è il vero Dio e solo Lui può farci felice. Il Signore ci aiuta oggi a accettare questa buona notizia e così ci prepara alla Pasqua. Proclamiamo adesso, fratelli, la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da lui Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto,
Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questo tempo favorevole per la nostra conversione, eleviamo al Signore le nostre suppliche con la fiducia di essere esauditi. Ascolta, Signore, la supplica della tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Ti preghiamo particolarmente per il nostro Papa Francesco. Suscita uomini e donne al servizio del Vangelo, perché tutte le genti possano conoscerti e accogliere il dono della salvezza. Per questo ti prego e ti preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Sostieni, Signore, il nostro cammino quaresimale. Converti i nostri cuori a te, perché da veri discepoli camminiamo sui tuoi sentieri. Per questo ti prego e ti preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Visita, Signore, tutti i popoli oppressi dalla povertà, dalla guerra. Apri il loro cuore all'accoglienza della salvezza, perché trovino in te la fonte della vera libertà. Per questo ti prego e ti preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Conforta, Signore, quanti sono nella prova. Disseta il loro animo bisognoso di speranza, perché sappiano scorgere i segni della nuova creazione, frutto della Pasqua che già si avvicina. Per questo ti prego e ti preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Accogli, O Signore, l'umile preghiera dei tuoi fedeli. Ascolta anche tutte le intenzioni che abbiamo nel profondo dei nostri cuori e concedi loro di percorrere sotto la guida del tuo Spirito la strada che li riporta a te, pregustando fin d'ora la gioia della Pasqua. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa
in questa domenica ci rinfranchi nel suo cammino verso la patria del cielo. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana di essere purificati dalla forza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale. Sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore, tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gloriosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto l'inno della tua lode. Santo, santo. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo e ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Nicolas, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, tu che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Signore. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mio Signore Gesù Cristo, credo fermamente che Tu sei presente nel Santissimo Sacramento come vero Dio e vero uomo, corpo e sangue, anima e divinità. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero con tutto il cuore. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, Ti chiedo di venire spiritualmente nel mio cuore. Ti abbraccio come se fossi già nel mio cuore e mi unisco a te completamente. Non lasciarmi mai allontanare dalla tua presenza. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, che fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue, Egli vive e regna nei secoli, nei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedici, o Signore, il tuo popolo che attende il dono della tua misericordia e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Avete ascoltato la messa in italiano a New York. Telemater vive solo di donazioni e della vostra generosità. Vi ringraziamo per i vostri contributi che ci consentono di continuare a portare la parola del Vangelo in italiano nel mondo. Continuate ad aiutarci, anche la più piccola donazione può fare la differenza. Visitateci telemater.org/sostienici. Grazie.